si avvicina la Pasqua, si avvicina la Pasqua e come al solito gli animalisti iniziano a rompere i coglioni. Ragazzi, si avvicina la Pasqua con gli agnelli, con gli animali, eccetera, eccetera, da mangiare, e gli animalisti ricominciano puntualmente la solita litania, tanto non ce la farete mai, caro Manca, adesso ti presento, non ce la farete mai a impedire che noi fra qualche giorno mangeremo quello che vogliamo, potete fare tutte le campagne del mondo, ma noi saremo lì, presenti, fermi sulle nostre posizioni, tantissimi italiani. No, alle nostre tavole, non posizioni. E le nostre tavole con, come si dice, no? No, con le gambette sotto il tavolo, sotto al desco, lì a mangiarci le nostre carni. Noi amiamo gli animali profondamente. Ma non le carni in generale, l'abbacchio. Profondamente, amiamo profondamente gli animali, e però se li mangiamo. Questo è il punto poi fondamentale, questo è... Li amiamo, ma l'abbacchio, ma scusate, ma l'abbacchio della romana... L'altro giorno sono andato a vedere un... Ma vogliamo, ma volete... L'altro giorno sono andato a vedere una macellazione. L'altro giorno sono andato a vedere una macellazione, la macellazione di un agnello. No, io quello non lo vedrei. Sono andato a vedere, ero curioso. Io quell'agnello lì, prima che fosse macellato, l'ho abbracciato perché io lo amo quell'agnello. No, io non... Ma nello stesso tempo, una volta che lo amo, ho amato anche mangiare. Amerò, perché non si può mangiare subito, a mangiare le sue. Come vuoi giudicare? Riccardo Manca, buonasera, attivista. Buonasera. Buonasera a tutti. Come vuoi giudicarmi? Tu sei un dissociato cognitivo. Questa è la definizione. Questo può essere, tecnica. Ma non per questo. Tu sei un dissociato perché una persona che si permette addirittura di deridere la morte di qualcuno. Perché deridere? Lo stai deridendo, perché hai detto che l'hai abbracciato. Certo. Tu hai un concetto di amore completamente... Io l'ho abbracciato. Completamente dissociato, mi sono avvicinato, l'ho accarezzato, ho detto... È fatto di praticamente sfrenato antropocentrismo. Cioè, voi, tu, Parenzo e tutti quelli che ancora nel 2024 si ostinano a misurare gli animali con la prospettiva nostra, ovvero... Quale? Quella antropica. Ancora? Noi, certo, voi molto, lo sai che cosa molto c'avete? Più banalmente, mi Parenzo, piace l'abbacchio, arrivederci, Parenzo, grazie. Appunto, cioè... perché sei il classico mediocre. Ma sarai tu un mediocre? Tu sei che un cazzo mediocre. Vuoi? Io mi mangio l'abbacchio. Ma perché sei un mediocre? Le costolette d'agnello ad altri. Ma non tu, ma perché, a nessuno, ma hai pensato, a nessuno. Ma perché tu mangeresti i tuoi figli? Sono infanti. Quelle creature sono degli infanti. Quindi si tratta di infanticidio. Sì, infanticidio. Assolutamente. Ma voi avete visto il camion dove quelle creature vengono ammassate e portati? Ma questi sono dettagli. Ma voi la storia non vi ha insegnato un cazzo. Quale storia? La storia non vi ha insegnato un cazzo. Ogni forma di discriminazione è fucina di negatività. Ma la storia che vuol dire? È che cosa fucina di negatività. Qual è il paragone che diceva? Vuoi fare? Qual allora il paragone te lo dico subito. Lo sai che cosa diceva Margherita Hack? Tu forse non te la ricordi. No, certo, grande astrofisica, persona di sensibilità che era elevatissima. Margherita Hack diceva: molti si domandano se gli animali hanno una coscienza. Ma io mi chiedo, noi abbiamo una coscienza quando sottoponiamo queste creature che sono nostri fratelli a questo livello fratelli. Di atrocità? Ma voi siete impazziti. Ma voi vi dovreste vergognare. Cioè, ma tu stai scherzando. Parenzo, tu festeggi o non festeggi la Pasqua, non mi interessa. È una Pasqua che dovrebbe significare resurrezione. Allora che senso ha festeggiare uno che risorge massacrando creature ancora di nemmeno un mese di vita? Ti devi vergognare. Ma io non mi vergogno per ti niente. Ti devi ma vergognare. Figura, io lo dico anche a mia madre questo. Ma dillo a hai tua capito? Madre, certo, anche a mia tua madre. Così no, però, coglioni a mia madre, però dire. Mia madre, sai, ha una certa età e quindi è vittima più di altri della sua storia, di tradizioni, della di tradizioni anacronistiche, anacronistiche e barbare. Ma l'agnello è meraviglioso. Allora, è tradizione un gusto ma tu lo sai che ti devi vergognare. Il cosciotto di agnello. Tradizione. Sai il gusto che ha. Sai il profumo, il gusto. Il tuo qua, il tuo clima goliardico in questa trasmissione. Io te lo smonto, perché qua stiamo parlando di una questione centrale, il rispetto della vita, ancora di più io rispetto se la vita si tratta tantissimo. Di rispettare la vita di creature che sono state strappate alle come madri. Tu sai benissimo, ma tu ti rendi conto? L'agnello non è non, la allora, vita dell'agnello la non ha lo stesso valore della vita di Riccardo Manca. Sì, ha lo stesso perché valore. Se io sono lì perché a scegliere chi far sopravvivere come mediocre, no, come ho detto
se io sono lì e devo salvare qualcuno tra Riccardo Manca e un agnello, 100.000 volte Riccardo Manca. Ci sono motivazioni di nessuna valenza che giustificano questa discriminazione esasperata, quella che fate voi. Ma non diciamo cazzate, allora non ci sono giustificazioni di nessun tipo. E lo scarafaggio? Lo scarafaggio? Ancora, sempre con questa cosa. No, lo scarafaggio. Io te la rispedisco al mittente. Lo scarafaggio è una creatura a cui madre natura ha assegnato un ruolo. E qual è il ruolo? Il ruolo dello scarafaggio. È quello di essere schiacciato. Quindi, se vieni in salotto. E quindi io non lo posso schiacciare. Tu non lo schiacci lo scarafaggio. Queste battute assolutamente no. Cioè, se vedi lo scarafaggio, non mi porti su questo terreno dove tu sguazzi. Io ti porto in un terreno molto più elevato. D'accordo, ma che ci fai con lo scarafaggio? Lo lascio vivere. Sì, ma lo lascio vivere perché è una vita come la nostra. È un essere senziente. Certo, lo scarafaggio è un essere senziente. Punto e basta. Ma tu, sì, ma in generale devi vergognare perché lo scarafaggio non legge la verità. Certo, lo scarafaggio, la verità può essere sempre sbagliato. Ma tu neanche puoi fare quello che fanno le tigri e i leoni, caro Parenzo. Non legge il Corriere della Sera. Quello che fanno le allora, visto che per rispondere alla tua domanda, scientificamente una specie dura in media 5 milioni di anni, questa è scienza. Sì. Allora, l'essere cosiddetto sapiens è presente su questa superficie terracquea da 300.000 anni. Allora? Quindi vorrebbe dire che noi abbiamo ancora un'aspettativa di specie di 4 milioni e 700.000 anni. No, e che probabilmente noi ovviamente ci estingueremo nelle prossime decine di migliaia di anni. E certo, no, ti sto dicendo che i nostri comportamenti dissennati hanno osato sfidare delle leggi perfette. La vita si è allungata, si è allungata la vita ed allora è diminuita l'età media in cui uno è dipendente da farmaci. La gente vive fino a oltre 90 anni, ma per che cosa vuol dire assumendo farmaci? E allora, secondo te questa è una qualità di vita ottima? Molta gente vive bene fino a 90 anni, ma no, ma non è vita. Tu dovresti conoscere la realtà. Bisognerebbe morire prima, secondo me. No, Giuseppe, ma la nostra qualità di vita non è migliorata, è migliorata. Lo dice a te? E migliora, questi sono dati statistici. Ma no, ho detto, tu pensa che l'età media è 33 anni in cui tu sei dipendente da farmaci. Vuol dire che ci sono persone che a 23 anni già sono dipendenti da farmaci. Va bene? Anche le zecche hanno una dignità, allora. No, no, guarda, non mi porti su questa storia. Non mi porti. Nessuna vera tradizione può legittimare sangue innocente. Io parlo degli agnellini di Pasqua. Non mi interessa di questa domanda provocatoria. Le aragoste sono esseri assolutamente sensoriali, ed è stato dimostrato. Dunque non si possono mangiare le aragoste, secondo me. Ma non esiste proprio. Io non le mangio perché sono ebreo, voi siete dei vigliacchi, perché non vi immedesimate nel dolore e nella sofferenza altrui. Vabbè, e questa io ti chiedo presunzione stasera viene anche Cruciani a cena a casa mia. Beh, ho fatto fare mi auguro che gli hai fatto fare un menù a base vegetale. Ma va a fare culo. Allora vai a fare in culo te. Dalle maestranze un benzino al sale. Perfetto, un branzino al sale. Sei un perfetto ipocrita. Io mangio il branzino al sale stasera perché sei il classico ipocrita perbenista e immorale. Allora, immorale. Branzino al sale. Avete le placche di antropocentrismo dentro le vene. Riccardo, cosa merita? Arteriosclerosi dentro le vene, placche di antropocentrismo. Sai che una figlia ha denunciato il padre in questi giorni perché avrebbe buttato un cane. Ha fatto benissimo, certo che lo so. Lo sai. Questa persona, questo fecaloma a sembianze umane, che merita? Si è... Che cosa? Che tu merita? Hai merita parole molto più dure rispetto a un assassino qualunque. No, no, ma ti rendi conto che questo ha buttato dal finestrino una creatura che aveva 18 anni? Che pena meriterebbe, per esempio? Ma, in un paese civile come gli Stati Uniti d'America, come la Germania, come l'Olanda, una ventina d'anni se li dovrebbe fare tutti. E assolutamente. Altra notizia. Un ex giocatore, Luca Toni, ha denunciato che non hanno fatto entrare in un circolo, vietato l'ingresso ai cani. Ecco, appunto, vuol dire che Luca Toni è una persona che ha una sensibilità e una coscienza al contrario di voi. Follia, perché i cani sono come i figli. Ma certo, assolutamente. In questo caso Luca Toni si è comportato da essere Homo sapiens davvero. Un proprietario di un circolo, fa il cazzo che vuole, no, posso dire. Il proprietario di un circolo deve essere al passo con i tempi, umani, i figli e al passo con il rispetto della vita di tutti, di tutte le creature. A uno non può decidere se far entrare un cane o no. Ma mi auguro che questo circolo poi rimanga deserto, perché chi non fa entrare delle creature che non fanno nulla di male, che ne vuol sai? Dire
certo. Che ne sai che cani ma ci è chiaro stanno? Che Luca Toni in questo caso sarà responsabile per problemi igienici. I cani non vengono tutti, ma quali problemi igienici? Ma se entrano anche negli ospedali i cani, ma che cosa dice? Beh, dipende, questo demente minus essere vaccinati, certo, devono rispettare dei protocolli, ma uno avrà i cani avrà la possibilità entrano anche negli ospedali, ma tutti gli l'ingresso del cane o no? Ma vabbè, ma è una sua scelta. Scusami, a proposito, tu sei contrario ai vaccini, giusto? Ma è ovvio, ma che c'entra? Ma io lo sai perché le sono contrario ai cani, vanno per fatte, però, immagino. Ma non mi interessa questo, no, no. Io sono contrario ai vaccini, no, no, no. Che sono sperimentati sugli animali. Questa è la tua contraddizione del cazzo. No, non è una i contraddizione. I vaccini al cane sono fatti, ma cosa sono c'entra? Noi abbiamo no? Allora io i vaccini vado a monte, no, io vado a monte, niente, rispondo, non fare il furbetto. No, io non glieli faccio perché non c'è bisogno, non c'è bisogno. Certo che ce n'è bisogno. L'antirabbica, gliela fai l'antirabbica? Ma l'antirabbica non esiste più, la rabbia in Italia. Vai su un terreno dove scivoli moltissimo, Davide. Vergognoso. Scivoli moltissimo. Ma tu sei vergognoso. Grazie, incredibile. Grazie. Irregolare. Io non ho i mali liberi. Non è stagione la Pasqua solamente mangiando ma pietanze vegetali. Ma qua ne avrete sicuramente un miglioramento ma spirituale figurati. E morale. Ciao. Ciao. Sei pronto a una